circa 90 miliardi di fondi europei destinati al Sud. Basterebbe questo numero per capire che per l'edilizia del Mezzogiorno è arrivato il momento della svolta. Certo, le difficoltà non mancano, frutto degli errori del passato. Ma devono essere superate perché è il business di domani quello che conta. Basti pensare, per esempio, che entro 10 anni il 77% degli edifici siciliani avrà bisogno di un intervento per rispettare la direttiva europea sull'efficientamento. Presidiare il territorio del Sud è forse più difficile rispetto ad altre aree, ma ci sono invece anche aspetti positivi? Siamo presenti al Sud da sempre, lavoriamo con delle fabbriche moderne, molto efficienti, per cui per noi non ci sono particolari difficoltà. Invece in realtà possiamo dire che il rapporto con la clientela al Sud è molto più stretto, è molto più importante. Questo nasce da tanti anni di lavoro assieme, noi conosciamo i papà, i nonni che hanno attivato queste aziende e quindi c'è proprio un rapporto quasi affettivo. Presidiare il territorio del Sud Italia è sicuramente più difficile e lo dico da uomo del Sud. Uno fra tutti la difficoltà è quella di essere lontani dalla casa madre. Ecco perché Mapei ha voluto avvicinarsi al territorio creando questa struttura, questa filiale per il Sud Italia, dove sostanzialmente vi è anche una Academy dove si fa formazione per progettisti, imprese, applicatori e anche i nostri rivenditori. All'interno di questa Academy c'è anche una struttura di assistenza tecnica territoriale. Naturalmente ci sono anche dei vantaggi. Uno su tutti è la preparazione delle maestranze. Produrre al Sud è sicuramente più difficile, questo lo vediamo nella saturazione dei nostri impianti, anche perché da quando abbiamo aperto al nord vediamo che c'è una maggiore richiesta e quindi la saturazione degli impianti viene molto più facile. Sicuramente il sud viaggia a una velocità inferiore rispetto al nord, questo ci fa ben sperare che abbiamo margini di miglioramento importanti e quindi vogliamo vederlo sotto un aspetto positivo. Il Sud vive di calore, vive di rapporto, la qualità dei rapporti sono maggiori. Poi è un territorio che ha ancora ampi spazi su quello che sono la riorganizzazione dei punti vendita, quindi c'è un mercato ancora fertile, interessante per essere ulteriormente modernizzato e sviluppato. La genialità e calore tipiche delle persone di questo territorio facilitano enormemente questo processo di coinvolgimento ottenendo risultati eccellenti. Star Plast nella scelta di delocalizzare la produzione qui a Lamezia Terme risponde in pieno alla sua politica di vicinanza al cliente con servizio e velocità nelle consegne. Ci sono gli aspetti positivi. Il primo fra tutti è la capacità di fare relazione. Riusciamo veramente a creare delle strategie win-win quando ci sediamo a tavolino. Quando noi facciamo i corsi di formazione in Eclisse, troviamo una grande sensibilità nei clienti del Sud Italia, nonostante la distanza non li avvantaggi. Provi a dare 3 consigli ai distributori per migliorare il loro punto vendita e fare più business. Dare dei consigli ai distributori, per noi che non lo siamo, diventa complicato. Però mi permetto di dire che essendo una multinazionale presente in 60 paesi, possiamo portare delle esperienze che abbiamo già visto in altre aree. Nelle aree più mature, per esempio del nord, abbiamo visto che la distribuzione ha puntato su alcuni elementi. Lo showroom, molto belli, molto ampi, molto disponibili, di accoglienti. Sulla digitalizzazione, che ha rappresentato una grandissima opportunità per i nostri clienti del nord Europa. E poi una grande attenzione per i prescrittori e gli architetti, che trovano negli showroom e nelle rivendite del nord un punto di riferimento importante. Sicuramente uno è quello di affidarsi ad aziende specializzate, ad aziende che hanno un forte focus sulla ricerca e sviluppo. Basta pensare per esempio al Sisma Bonus. Il Sisma Bonus ha preteso di avere dei prodotti altamente performanti per poter consolidare e migliorare sismicamente le nostre strutture. Ecco perché è importantissimo affidarsi a queste aziende. Il secondo consiglio che mi sento di dare è quello di migliorare l'esperienza di acquisto dei vostri clienti all'interno del vostro punto vendita. E come si fa a migliorarlo? Beh, semplicemente formando i vostri addetti vendite. È importantissimo che chi viene nel vostro negozio si senta trattato, ma soprattutto abbia la consapevolezza di avere della gente formata, della gente competente. Infine, il terzo consiglio è quello di sposare la nobile causa della sostenibilità.
è quello di introdurre all'interno della vostra rivendita prodotti sempre più sostenibili, anche qui affidandovi a produttori che della sostenibilità hanno veramente fatto il loro focus. Fare più business nel punto vendita, sicuramente un ingrediente sono vendite a libero servizio, vendite a libero servizio assistito con un personale formato, e d'altra parte scegliendo partner commerciali con quali c'è una protezione commerciale, dove comunque questo marchio non è distribuito dappertutto, che mi garantisce che posso lavorare bene nel territorio. I miei principali obiettivi sono quelli della qualità dei prodotti e servizi, dell'innovazione e della formazione continua del personale addetto alle vendite. I miei tre consigli sono: 1. Marketing, inteso come investire affinché quanti più clienti possibile arrivino dentro il punto vendita. 2. Formazione. Il cliente che entra dentro il punto vendita ha bisogno di gente preparata, ha bisogno di consulenti. 3. Digitalizzazione, perché il nostro rivenditore deve essere in grado di fare preventivi sicuri in pochissimo tempo. Quello che ci sentiamo di consigliare ai nostri rivenditori è sicuramente quello di avere una figura interna capace di andare a spiegare per bene quelle che sono le soluzioni tecniche, non a caso di volerli anche collegare a un piccolo showroom. Terzo ed ultimo consiglio, di stringere un po' sui pagamenti nel rispetto delle valute concesse dai fornitori. Contando l'impatto del PNRR e all'opposto il freno al superbonus, che cosa si aspetta per il 2023? Allora, dal 2023 ci aspettiamo sicuramente una ripartenza ancora più forte degli investimenti. Ci sono 100 e passa miliardi solo per il nostro settore, concentrati nel green, nella sostenibilità, nella mobilità. Quindi ci sono delle grandi opportunità. La nostra preoccupazione è sempre la stessa, è la burocrazia. In Italia molte volte siamo rimasti frenati da questo importante aspetto e ci auguriamo che questa volta non ci siano dei freni da parte della burocrazia. In questo momento ci sono due fattori importantissimi nel nostro mercato, uno è il PNRR e l'altro il superbonus. Ecco, sul superbonus qualche dubbio purtroppo ce l'abbiamo per le note vicende di questi giorni, anche se io sono convinto che ancora potrà portarci grandi fatturati. Il PNR invece vorrei suggerire veramente a tutti i nostri rivenditori di guardarlo con molta attenzione, perché anche i piccoli comuni hanno a disposizione dei fondi, quindi non guardiamo solamente al ponte, alla ferrovia, ma guardiamo anche alla piscina comunale, guardiamo anche alle strade, guardiamo a tutto quello che un piccolo comune può investire come fondi del PNRR. Vediamo ulteriormente affermarsi anche inizio 2023 una forte richiesta di isolamento termico, perché la cultura sull'energia e quindi la volontà di una riqualificazione energetica sembra essere davvero il pane quotidiano non solo nostro ma anche dei nostri rivenditori. I super bonus sono stati importantissimi, hanno risvegliato un mercato sofferente già dal 2008 che con la pandemia era arrivato quasi al collasso. Il PNRR ci permetterà di realizzare nuove infrastrutture e servizi ormai obsoleti per dare ancora più lustro a questo nostro bel paese. Certamente il 2023 non sarà un mercato così ricco come quello del 2022-2021. Per quanto riguarda Eclisse, abbiamo messo a punto una strategia chiamata Casa Eclisse, volta ad aumentare il valore medio dell'azienda all'interno di ogni unità abitativa. Abbiamo calcolato che nel 2022 Eclisse è entrata con circa 400 euro all'interno di ogni residenza. Quest'anno puntiamo a raddoppiare il fatturato. Come? Attraverso un ampliamento di gamma e profondità della stessa, che ci consentirà di inserire più prodotti coerenti tra di loro all'interno della stessa abitazione. Il 2023 sarà un anno meno euforico di quanto abbiamo vissuto negli ultimi due anni, però comunque le aziende organizzate, strutturate, che hanno seminato bene prima, sicuramente anche in questo periodo del 2023 possono sicuramente lavorare bene. Qual è su tutte la caratteristica o prodotto che distingue la vostra azienda? Siamo tra i migliori come cono di utilizzo e di qualità del prodotto a livello proprio del gruppo Heidelberg,
e quindi questa è una caratteristica nostra. L'altra parte è come lavoriamo. Noi lavoriamo pensando a prodotti sostenibili, stiamo facendo un grandissimo sforzo in questo senso e soprattutto nella sicurezza. La durabilità per noi è un focus importante, perché siamo convinti che gli interventi devono avere una durabilità nel tempo e la qualità dei prodotti è importante perché la garantisca. Questo ci fa allacciare a uno dei quattro pilastri della nostra azienda, che il primo è proprio la sostenibilità. Quindi noi dobbiamo avere dei prodotti che durino a lungo per evitare di consumare ancora risorse del pianeta. Il secondo pilastro è la specializzazione, quindi la specializzazione dalle fondamenta al tetto. Sicuramente il terzo pilastro è la ricerca e sviluppo, perché per ottenere quei risultati che abbiamo visto fino adesso evidentemente bisogna fare tanta ricerca e sviluppo, e la nostra azienda ne fa veramente tanta. Infine l'internazionalizzazione. Abbiamo 100 stabilimenti in tutto il mondo e in ogni parte del mondo noi dobbiamo parlare la loro lingua e soddisfare le loro esigenze del mercato. Star Plus produce manufatti in polietilene per la gestione e la depurazione delle acque. La maggior parte di questi sono frutto di svariate collaborazioni attraverso le università, gli studi di ricerca, laboratori accreditati, certificati e brevettuali. Alcuni di questi sono innovativi, come il BioGlu, BioGrigio e il BioGrigio Home. Questi impianti sono dedicati al recupero e riutilizzo dell'acqua, che ci garantiscono un risparmio idrico con benefici sia ambientali che in termini economici. Cito altri impianti importanti che nascono dalla nostra azienda, che sono il deliatore a coescenza con bypass integrato, con il quale sono stati forniti svariati enti, tra cui l'aeroporto di Lamezia Terme. La nostra azienda lavora principalmente su sistemi che aiutano il rivenditore a lavorare meglio. Sistemi che sono delle slot machine, così li chiamo, perché sono impostati per avere poco stock, velocità di consegna e comunque una chiarissima visibilità su quello che sono i prodotti sui scaffali o comunque su quello che sono i nostri sistemi. Inoltre abbiamo sistemi aggiuntivi, collegamento con l'azienda, che sono il nostro Unishop, quindi il nostro cliente sicuramente entra in azienda con i sistemi digitali, vedendo quali sono le giacenze, quali sono le disponibilità, tempi di consegna velocissimi. E poi abbiamo come ultimo e forse al momento unico fornitore di questo sistema un locker intelligente, che è collegato a un'applicazione smartphone col quale il cliente finale della rivendita può vedere quello che sono i prodotti all'interno della rivendita, fare gli ordini, farli preparare oppure farli preparare nel locker. Quindi la rivendita può aprire la propria attività anche oltre gli orari di quelli che sono i standard orari standard di lavoro. La caratteristica che distingue la nostra azienda certamente è la semplicità. Oggi il cliente finale sceglie quando si sente sicuro. Per sentirsi sicuro ha bisogno di consulenza, ha bisogno di persone che gli propongano le soluzioni giuste. Eclisse ha oltre 10 milioni di codici. Abbiamo quindi lavorato affinché il nostro rivenditore trovi la massima semplicità sia nel fare la trattativa, ma soprattutto nella gestione dei preventivi, che devono essere veloci e sicuri. Siamo nel mercato ormai riconosciuti come quelli del rinoceronte, che chiamiamo Neodur, e l'intera gamma ha questa base del Neodur. Siamo stati in fiera al Climaus e abbiamo voluto partecipare con questa lastra che vedete alle mie spalle, che è il Neodur VTRX A+. È una lastra molto particolare in quanto viene prodotta da biomasse, rifiuti organici e fonti rinnovabili, e per questo motivo siamo stati anche premiati nella categoria Market Performance. Il vostro gruppo ha deciso un rebranding. Perché questa scelta? Siamo una multinazionale presente in 60 paesi, il secondo gruppo al mondo, pensate, e abbiamo deciso di dare un cambio veloce per presentarci in tutto il mondo con lo stesso brand, con lo stesso nome. Questo ci darà una forza, un impatto, soprattutto per un'area industriale come la nostra, che ha degli impatti ambientali. Quindi vogliamo dare dei messaggi in tutto il mondo molto più forti, tutti assieme, tutta la nostra azienda. Il rebranding non è solo un rebranding, diciamo, per quanto riguarda i prodotti, ci sarà anche un cambiamento della sede, ci spostiamo nell'area metropolitana di Milano, proprio per dare un senso nuovo di sguardo verso il futuro e dove vogliamo essere i protagonisti per questi anni e per i prossimi anni nel futuro.